Il West Highland Terrier, o Westie, è un cane piccolo, simpatico e molto coraggioso. Nato come un cane da caccia, è attualmente una delle razze di cani più popolari e amate. Se anche tu sei fan di questa razza e vuoi saperne di più sulla sua origine, le sue cure o le caratteristiche fisiche, in questo video di Animalpedia parleremo di questo e molto altro. Westie si originò nelle terre alte a ovest della Scozia. Infatti, la traduzione letterale del suo nome è Terrier bianco delle terre alte dell'ovest. Inizialmente, la razza non si distingueva da altri terrier scozzesi dalle zampe corte, come il Cairn, il Dandie Dean Mon o lo Scottish Terrier. Tuttavia, con il passare del tempo, ogni varietà venne allevata separatamente, fino a diventare una razza di cani a parte. Il West Highland White Terrier era originariamente allevato come cane per la caccia alla volpe al tasso e il suo mantello era di diversi colori. Come curiosità, si dice che il colonnello Edward Donald Malcolm decise di allevare solo cani bianchi dopo che uno dei suoi cani di colore rosso morì essendo scambiato per una volpe mentre usciva da una tana. Il Westie è un cane di piccole dimensioni, misura 28 cm al garrese e generalmente non supera i 10 kg di peso. In generale le femmine sono più piccole dei maschi, è un cane piccolo e compatto ma con una struttura forte. La spalla è livellata e il dorso è ampio e forte, mentre il petto è profondo. Le zampe sono corte, muscolose e forti. La testa del West Highland White Terrier è coperta da un abbondante strato di pelo. Il naso è nero e un po' allungato. I denti sono grandi in proporzione alle dimensioni del cane e molto resistenti. Gli occhi sono di medie dimensioni e scuri. Offrono al cane un'espressione intelligente e in allerta. La faccia del West Highland White Terrier è dolce e simpatica. La coda è un elemento tipico ed apprezzato dell'aspetto di questo cane. È lunga tra i 12 e i 15 cm di lunghezza e non dovrebbe essere tagliata per nessuno standard della razza. Tuttavia, la caratteristica più notevole del West Highland White Terrier è il suo bellissimo pelo bianco, l'unico colore accettato. Il suo mantello si divide in uno strato interno di pelo morbido e folto che contrasta lo strato esterno di pelo duro e ispido. Coraggioso, molto sicuro di sé e dinamico, il Westie è probabilmente il più affettuoso e socievole dei cani terrier. Ad ogni modo, non bisogna dimenticare che la sua indole di cane da caccia lo rende un cane con una forte personalità. Ovviamente, come per tutti i cani, il carattere varierà da individuo a individuo, però il Westie tende a relazionarsi perfettamente con gli altri cani grazie al suo temperamento equilibrato e socievole. È importante socializzare correttamente questi cani sin da piccoli, perché possano imparare a stare assieme ad altri animali e persone. Questo animale è un compagno perfetto per i bambini, dal momento in cui gli piace giocare per ore con loro. In questi casi è essenziale educare sia il cane che il bambino, in modo che entrambi imparino a rispettarsi l'un l'altro e a giocare senza farsi male. Questo cane ha la tendenza ad abbaiare e scavare, soprattutto se passa molte ore da solo in casa o è annoiato. È un compagno perfetto per le persone attive, che svolgono esercizio all'aperto, ma assolutamente sconsigliato per coloro che preferiscono il silenzio e la tranquillità. Insomma, è un cane dalla forte personalità, coraggioso e determinato, nonostante le sue piccole dimensioni. Attivo e affettuoso, ama sentirsi al centro dell'attenzione. La pelle del West Highland White Terrier è un po' secca, quindi fargli il bagno troppo spesso può predisporre a soffrire di eruzioni cutanee. Bisogna lavarlo ogni 3 settimane circa con uno shampoo specifico per la razza. Dopo il bagno bisogna asciugargli bene le orecchie con un asciugamano. Questa parte del corpo ha bisogno di una pulizia regolare. Il pelo esterno di questa razza di solito cresce fino ai 5-6 cm, quindi bisogna spazzolarlo regolarmente. In questo modo il suo pelo sarà sano e brillante. Anche se il mantenimento del pelo non è molto complicato, il Westie tende a sporcarsi facilmente in quanto è bianco. È normale che il cane si sporchi il muso e le zampe quando mangia o esce. Un trucco efficace è usare delle salviette umide per pulirlo. Inoltre, bisogna prestare attenzione alle macchie da lacrimazione. Per quanto riguarda l'attività fisica, non è un cane che ha bisogno di fare molto esercizio. Per questo motivo, portarlo fuori 3 volte al giorno può essere sufficiente per mantenere il West Highland White Terrier sano. Grazie alle sue piccole dimensioni, questo cane si può esercitare dentro casa, ma non deve diventare una scusa per non portarlo fuori all'aria aperta. Una cosa molto importante, questo cane ha un grande bisogno di compagnia, per questo non è buono lasciarlo da solo a casa per periodi di tempo molto lunghi. Come abbiamo già detto, il Westie è un cane che tende ad andare d'accordo con altri animali e persone, purché sia socializzato correttamente. Per questo è importante non adottarlo finché non ha compiuto almeno 2 mesi, dal momento in cui è con la madre e i fratelli che inizia il periodo di socializzazione. Una volta arrivato nella nuova casa, dovresti continuare con il processo di socializzazione in tutti gli ambienti. Il suo istinto di caccia, purtroppo, lo fa diventare poco adatto a tollerare altri animali domestici di piccole dimensioni, ai quali tenderebbe dare la caccia.
È importante che il Westie riceva un corretto processo di socializzazione fin da cucciolo, evitando così futuri problemi di timidezza o aggressività. La forte personalità di questi cani porta a pensare che siano difficili da educare, ma questo non è del tutto vero. I West Highland White Terrier sono cani molto intelligenti che imparano facilmente se li si educa con metodi di rinforzo positivo o con l'utilizzo del clicker. Non rispondono bene all'utilizzo di tecniche tradizionali o addestramento basato sul castigo e sul rinforzo negativo. I cani di questa razza hanno bisogno di un allenamento regolare. Per quanto riguarda l'educazione, si tratta di animali un po' indipendenti. È abbastanza territoriale, pronto a difendere i suoi spazi, pertanto possiamo definirlo un buon cane vigilante. I cuccioli di Westie sono specialmente vulnerabili per quanto riguarda soffrire di osteopatia cranio-mandibolare, una malattia che consiste nella crescita normale della mandibola. È genetica e deve venire curata correttamente con l'aiuto di un veterinario. A causa delle caratteristiche della sua pelle, è una delle razze canine più soggette a dermatiti, in particolare la dermatite atopica. Altre malattie che questo cane soffre di solito sono la leucodistrofia o la malattia di Leigh-Calvé-Perth, l'infezione all'orecchio, la cataratta e la lussazione della rotula. Per prevenire e curare queste patologie è necessario visitare periodicamente il veterinario e seguire correttamente il calendario delle vaccinazioni. Se offriamo tutte le cure di cui ha bisogno, il West Highland White Terrier è un cane longevo che può vivere fino ai 12 o 16 anni.